TikTok non è nuova ad essere oggetto di accertamenti da parte di autorità governative. Infatti, in questi giorni, il garante della privacy canadese sta facendo partire un'indagine sulla piattaforma di video sharing su come raccoglie i dati personali dei propri utenti. Per chi non lo sapesse, TikTok è un social network gestito dall'azienda cinese chiamata ByteDance. E poiché la Cina è quello stato che è leggermente famoso per farsi i fatti dei propri cittadini, ci sono sempre stati dei dubbi su come queste piattaforme, in particolare TikTok, raccolgono i dati personali e se questi vengono anche fatti trapelare al governo di Pechino. Recentemente la Commissione Europea ha ordinato al proprio staff di cancellare l'applicazione dei propri cellulari per difendere l'istituzione da attacchi da parte di cybercriminali. Ma ritornando ai nostri amici canadesi, le preoccupazioni del garante della privacy canadese sono molteplici. Infatti TikTok è utilizzato dai più giovani e non dai Matusalemme come Berlusconi. Vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale di TikTok. E proteggere la privacy dei più giovani è una cosa molto importante. E esamineranno se l'azienda cinese aderisce agli obblighi di trasparenza. Ma di tutto ciò, TikTok cosa dice? Lo scopriamo dopo la sigla. You can They did that. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News. Io come al solito sono Valerio e oggi parliamo dei problemi di privacy che ha TikTok. Ma prima di cominciare vi vorrei ricordare come al solito, se siete nuovi o di ritorno, di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina per non perdervi gli altri video che porto su questo canale. E se volete inoltre seguitemi su Instagram. E quindi non perdiamoci in chiacchiere e vediamo cosa dice TikTok di questa storia. Ovviamente TikTok cosa può dire? Che la privacy è la loro più grande priorità e sperano che questa indagine da parte del garante della privacy canadese possa mettere le cose in chiaro su come loro trattano i dati personali degli utenti. Già in passato TikTok aveva dichiarato che i dati personali che la piattaforma raccoglie non sono accessibili a Pechino, ma il problema è che non gli crede nessuno e secondo me non ci credono neanche loro. Il Canada si aggrega a quello che stanno facendo anche altri governi, perché ci sono delle serie preoccupazioni su come questa piattaforma stia penetrando nella vita dei più giovani e vogliono fare chiarezza se ci sono dei problemi inerenti alla privacy. Ad esempio, già negli Stati Uniti, i dipendenti pubblici a livello federale non possono utilizzare l'app. Per il momento, il primo ministro britannico Rishi Sunak sta resistendo ad applicare un regolamento simile ai propri dipendenti pubblici. E ovviamente loro sono sempre stati più lenti anche quando è stato per il Covid. Benissimo, pinguini, questa è la notizia di oggi per quanto riguarda i problemi di privacy di TikTok. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Voi utilizzate questa piattaforma? Io no, ma forse mi aprirò un profilo a breve. Ma fatemi sapere voi cosa ne pensate. E inoltre, prima di concludere, io vi ringrazio come al solito per avermi ascoltato fino a questo punto e vi rimando agli altri video che porto su questo canale. E quindi, grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao Kilu!